Tieni Antonio. Paolo, non so se... Prego, possiamo iniziare. Chi l'avrebbe detto? Chi l'avrebbe detto? Aspetta. Ah, un attimino solo che c'è la collega. C'è sole, eh? Chi l'avrebbe detto De Luca e con Antonio di nuovo insieme? Ah, chi l'avrebbe detto mai? Ah, ok. Ok, prego. Ancora faccio un'altra volta la domanda. A chi l'avrebbe detto De Luca e Colantona di nuovo insieme? Chi l'avrebbe detto mai? Sono contento, dai. L'allenatore che ho già avuto, quindi che mi ha fatto esordire in Serie A, quindi sono contento di averlo ritrovato qua a Bari. Hai rilasciato la Serie A proprio con lui, no? Sì, sì. Sì. C'era l'ultimo allenatore che ha avuto, cioè, l'unico che ha avuto in Serie A è stato lui, quindi ritrovarlo qui mi ha fatto anche uno strano effetto, quindi mai avrei pensato di ritrovarlo qua a Bari. Pensi che sia un vantaggio per te, visto che lo conosci? Ma su certi aspetti sì, su altri comunque so il suo metodo di lavoro, quindi sono anche più preparato in certe cose. Quindi, ripeto, sono contento che è venuto qua a Bari, perché sicuramente ci sta dando una grande mano e c'è bisogno di tempo per alcuni meccanismi, però nel senso siamo già entrati nella mentalità che vuole lui, quella è la cosa più importante. Quindi che cosa aveva quel De Luca, appunto, da meritarsi la Serie A? Che cosa hai perso? Ma sicuramente quello che ho perso magari negli ultimi anni, che magari ho anche ripetuto alcune volte, è la fame che avevo magari prima. Prima magari avevo molta più fame, avevo molto più grinta, più voglia di arrivare. Poi negli ultimi anni mi sono un po' come seduto, come si dice, no? Quindi, però poi penso che nell'ultimo periodo è ritornata quella cosa dentro che avevo prima, quindi la voglia di combattere, di lottare. Purtroppo, come sappiamo tutti, i risultati non stanno arrivando. Quindi hai adesso quest'anno, sì, sì, no, che di cose ne hai fatto solo una, tra l'altro anche inutile. Ovvio, quindi ripeto, è una cosa che comunque bisogna lavorarci sopra, e soltanto allenandosi sempre al 100% Si può uscire da questa sorta di, come si può dire, di negatività. Quindi dobbiamo pensare sempre a positivo, sia se le cose vanno bene che male, e soltanto così ne usciremo. Quindi, si diceva prima, no, in estate, il 4-4-2 si addice di più alle caratteristiche di De Luca, e adesso che si ritorna al 4-2-3? Ma vediamo. Ormai penso che il capitolo 4-4-2 sia chiuso, perché comunque col mister che avevamo prima ci chiedeva altre cose. Ora, giocando col 4-3, che anche l'anno scorso l'abbiamo provato e secondo me l'abbiamo fatto anche abbastanza bene, quindi adesso vedremo in queste 8 partite come andrà. Nell'Atalanta dei tuoi sogni, come dove giocare? Con che modo? No, era un 4-4-2, nel era senso 4-4-2. Giocavo sì, vicino alla punta, però nel senso non voglio più pensare all'Atalanta, sono un giocatore del Bari, quindi ora c'è questo modulo qua, 4-3-3, poi qualsiasi modulo ci fosse, comunque bisogna essere sempre pronti a saperlo interpretare bene, quindi... Modulo o non modulo, bisogna comunque vincere col calcio. Sì, non ha la cosa penso più importante, ma lo sappiamo tra di noi anche. Comunque dobbiamo uscirne con una vittoria, perché è fondamentale, soprattutto per noi, per la classifica, per tanti aspetti, che comunque ti fa vivere la settimana anche in modo migliore, con più serenità. Quindi la vittoria ci serve, e sicuramente sabato la vogliamo andare a prendere a tutti i costi, bene, male, l'importante è vincere. Ciao Giuseppe, allora De Luca e Maniero e poi dietro Brienza, con i tuoi.
Ma mi trovo bene, nel senso sono due ottimi giocatori, magari dobbiamo cercare di fraseggiare un po' di più quello che magari ci è mancato ultimamente, però poi comunque abbiamo altri giocatori che sono importanti e quindi, ripeto, dobbiamo soltanto allenarci sempre al massimo, ascoltare quello che ci chiede il mister e solo così possiamo toglierci da questa situazione che... non è bellissima, quindi ripeto, sabato per noi è una partita non fondamentale di più, quindi dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi e di portare a casa i 3 punti, questa è la cosa più importante. Proprio perché tu lo conosci di più, noi lo conosciamo poco, vuoi raccontarci qualche aneddoto? Vuoi raccontarci com'è un Antuono nello spogliatoio caratterialmente? Ma diciamo che è un allenatore molto preparato, quindi ci sa fare con i giocatori, comunque ti fa stare bene all'interno di uno spogliatoio. È normale che quando le cose vanno bene è anche più facile magari fare una battuta in più, magari poi quando le cose vanno un po' così, magari è meglio, certe cose è meglio evitarle, quindi è un allenatore comunque che ha sempre fatto la Serie A, che si è rimesso in gioco qua a Bari, quindi per noi è un vantaggio avere un allenatore così, siamo contenti di averlo e siamo tutti a sua disposizione. Settimana non aveva voglia di scherzare. No, beh, diciamo che rimane sempre, ha sempre un suo equilibrio, quindi non, però magari per come è anche andata la partita, magari non c'è tanto quella cosa di... perché comunque siamo già... con la testa stiamo già pensando al Carpi, quindi non da oggi ma da... dopo la partita contro lo Spezia. Quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e pedalare. Giuseppe, a proposito di questo, abbiamo letto oggi anche sui giornali dei nostri colleghi la definizione di Malantuono sergente di ferro, tra virgolette, no? Rispetto alla metodologia del lavoro, un po' diversa rispetto a quella di Roberto Stellone. Voglio chiederti, magari di entrare un po' nel merito di questo, è davvero un sergente di ferro con voi? Lui ha parlato in occasione della sua presentazione, ha fatto un esempio, io voglio sentire il volume della radio sempre allo stesso livello durante la settimana. Non a prescindere, a prescindere, diciamo che si arrivi da una vittoria, da una sconfitta. Certo, perché penso che comunque in tutto devi sempre avere un equilibrio, sia che perdi, quando pareggi, quando vinci. Quindi non bisogna mai esagerare, mai esaltarsi troppo, magari quando perdi sembra che è morto qualcuno, quello mai. Quindi questo penso che sia una cosa giusta. L'allenatore comunque, come ti ho detto, non è un sergente di ferro, un allenatore come gli altri che però comunque ha delle sue regole, e che sono secondo me delle regole giuste e fondamentali, dove all'interno di uno spogliatoio sono importanti, quindi penso che sia sotto quel punto di vista un allenatore non proprio sergente di ferro, ma un allenatore che si fa sentire, quello sì. State curando di più la parte atletica, a parte le doppie sedute dei primi giorni, diciamo che dall'esterno, no? L'impressione non soltanto degli addetti ai lavori, di una squadra un po' scarica, l'abbiamo visto nel secondo tempo dell'ultima partita, l'impressione che non riusciate a reggere 90 minuti con l'intensità che però chiede l'allenatore. Ma diciamo che stiamo mettendo, man mano che passano i giorni, stiamo mettendo un po' di carichi, quindi magari prima eravamo abituati a un altro certo tipo di lavoro e ora ci ritroviamo un altro tipo di lavoro e magari le gambe non girano come dovrebbero girare. Quindi, però sono sicuro che già da sabato avremo già un altro tipo di gamba, un altro tipo di intensità e penso che è la cosa che conta di più. Per te questo è il terzo anno, tu hai conosciuto in pratica adesso con Stefano Malantuono 5 allenatori, conosciuto ovviamente diciamo con la tua esperienza al Bari, Davis Mangia, Davide Nicola, Andrea Cantrone, Castellone, adesso Malantuono. Vista così sembrerebbe, ma il problema è l'allenatore o c'è qualcosa che non va? Insomma, come mai questa squadra non riesce diciamo, a spiccare il volo nonostante tanti allenatori, nonostante anche tanti giocatori di qualità che sono arrivati in questi anni? Qual è il problema? Ma io sono sempre dell'idea che quando un allenatore va via, in primis la colpa è dei giocatori, perché siamo noi che scendiamo in campo, siamo noi che dobbiamo farci per primo e mia colpa, quindi penso che quella è la cosa, penso che sia la cosa più giusta, perché comunque l'allenatore ti può dare
degli indizi, tipo dare qualsiasi allenatore ha, tipo dare comunque tipo proprio la partita, però comunque scendi tu in campo, quindi sei tu che devi far vedere che giocatore sei, cosa vuoi dimostrare. Poi nel calcio si sa che quando i risultati non arrivano, prima a pagare purtroppo è l'allenatore, quindi non possono cambiare tutti i giocatori, quindi ci sono stati sì tanti allenatori, però ripeto, quando un allenatore va via, penso che la prima colpa sia dei giocatori, non del resto, di altri aspetti. La colpa è dei giocatori perché comunque siamo noi che scendiamo in campo, siamo pagati per questo, quindi è una cosa che dispiace soprattutto anche a noi molto, perché comunque come sei fallito, quindi ora però dobbiamo guardare avanti, c'è un allenatore nuovo e dobbiamo cercare di uscirne al più presto possibile. Personalmente, tu Giuseppe, proprio perché hai vissuto questi tre cicli, stai vivendo questo terzo ciclo, cioè senti di aver dato il massimo, di aver fatto il possibile per questo anno? Ma diciamo che di sicuro ho sempre lottato, nel senso ho sempre dato il massimo, anche se magari ho avuto dei momenti non positivi, quindi, ma quello fa parte del calcio, fa parte dell'annata, quindi, però quello che posso dire è che per questa maglia ho sempre lottato, ho sempre dato il massimo, ma come io, anche tutti i miei compagni, quelli che c'erano prima, quelli che ci sono adesso, quindi. Quello sì, poi che ho sbagliato gol, che ho fatto delle partite brutte, che cosa, quelle fanno parte del calcio. Beh, quando è arrivato Colantuono ha detto che tu sei stato uno dei primi con cui ha parlato perché ha detto lo conosco e lui da sempre sa cosa voglio da lui, che vuole Ma vuole che corro, vuole soprattutto che quando arrivo agli ultimi metri faccio la differenza, come magari come ultimamente non sono più magari come ero l'anno scorso, che ero più incisivo su alcune circostanze, quindi mi ha chiesto di stare tranquillo, sereno, di giocare come ho sempre giocato, che poi le cose vengono da sole. E poi diciamo, prima si parlava del fatto che tu sei qui al terzo anno, nel tuo contratto c'è sempre la famosa clausola che puoi legarti di più al Bari se le cose vanno in una certa maniera, insomma bisognerà farle andare in quella maniera prima o poi. No, beh, spero proprio di sì, quindi comunque è sempre stata una mia scelta fare sempre questo tipo di clausola nel caso di Serie A, quindi spero che non voglio pensare a maggio, voglio pensare alla partita di sabato, pensare partita dopo partita, arrivare per il 29 dicembre, che è l'ultima mi sembra partita che abbiamo da giocare del girone d'andata, quindi penso che sia importante fare queste 8 partite, è come se fossero 8 finali, e poi vedremo dove saremo. Anche perché insomma a 25 anni per te penso sia una fase determinante, no, della tua carriera, nel senso che adesso anche tu non puoi più perdere tempo, devi cercare di dimostrare di valerla la categoria superiore e prendertela una volta per tutte. Sì, diciamo che a 25 anni è un bivio, no? Di cosa vuoi fare, quindi sinceramente penso che sia un sogno ritornare per tutti, anche per me, a giocare in Serie A, che penso che sia una categoria importante dove ha molti pregi, quindi spero di ritornarci al più presto, ma prima devo pensare a lavorare, dare sempre il massimo con questa maglia. Poi se con questa maglia succederà quello che non voglio dire, ancora meglio. Altro? Come cambia praticamente il 4-3-3 di Stefano Colantuono, anche il tuo ruolo di ala sinistra in questo caso rispetto ai 4-3-3 precedenti di Davide Nicola e di Campolo? Con Campone giocavamo più vicini magari. Era un 4-3. Tre punte Sì. Magari con Colantuono gioco come giocavo con Nicola, largo, e poi quando prende palla
sono un attaccante, quindi devo cercare di inventarmi anche qualche giocata, anche se comunque durante la settimana proviamo qualche giocata, ma comunque quando arrivi agli 11 metri sei tu, ti devi inventare qualcosa, sia tu ma tutta la squadra, quindi non cambia tanto, chiede soltanto magari di seguire più spesso il terzino, che magari alcune volte mi imbambolo, quindi devo sempre stare concentrato fino al 90esimo. Altre domande? No? Grazie a tutti. Grazie. 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 Ciao.